minuti al giorno da 24 anni. Oggi sono fuori dal manicomio, non sono più a spesa sanitaria e quindi la casa mi è amministrata, non c'ho il telefono fisso. Però mi amministra una pensioncina, mi faccio bastare i soldi. E i mattitori ce li ha? Eh? I mattitori ce li ha? Cosa? I mattitori nelle poesie? Sì? I mattitori li scrive nelle poesie? No, cioè nel telefonino, nei quaderni, oppure nelle pennine al computer della biblioteca, un'ora al giorno. Ah, ecco. Di cosa si parlano queste poesie? Se ho 60 anni e non sono andato verso i cedimenti dell'età dopo 50 anni. Complimenti, se li porta bene. La sanità penso sia interessata, no? Perché poi le mie persone a 50 anni vanno dal medico di fiducia e dico qui c'è un problema, togliere i fiori, no? Perché trattenere ossigeno nel coinvolgimento giovanile, cioè il cedimento dal midollo osseo. Ah, ecco. Quindi patate tutti i giorni, salame tutti i giorni. Riso? Riso e patate. Carboidrati, quindi? No, patate. Sono carboidrati. Lo sapevo, no? Cioè, per un anno ho mangiato riso, patate e manzo al ristorante cinese a 8 euro. Ogni buono. 8 euro, no? Sì, adesso non mi serve più. Ah. Lo sapevo. Complimenti. Non sapevo di essere sordo, non mi capisco con la gente, ecco. Non riesco a concentrarmi per usare un tono di voce più consono, ecco. Chiacchiero così, senza... c'ho la scatola cranica nel stesso volume, c'ho il cervello peso il doppio. Ah. Per dire, insomma, con la pelle non ha porosità, ecco. Quindi le persone mi vedono strano. E sa come si dice, no? Il menage sulle menage pare strano, poi recupero fisico. E beh, insomma, il mio è la diasi dell'amore, io non produco più polline. E quindi c'è un arrovellarsi della gente, dove se mi vedono in evidenza pare strano, cioè le persone hanno loro 8 ore di lavoro concentrato. Sì. Il medico di fiducia c'è, cioè quello che dà le con gli altri strani. Che ho realizzato sul fuoco l'acqua con il pomodoro, cioè cucinando il riso e mais insieme. Buono. Con aggiunte di pesce e monocotture. È buono? C'ho la scatola cranica nel stesso volume, c'ho il cervello peso il doppio. Ah. Per dire, insomma, fisico. E beh, insomma, il mio è la diasi dell'amore, io non produco più polline. E quindi c'è un arrovellarsi della gente, che dove se mi vedono in evidenza pare strano, cioè le persone hanno loro 8 ore di lavoro concentrato. Il medico di fiducia c'è, cioè quello che dà le menage sulle menage, che facciamo la terapeutica, no? Certo. Cioè le persone non hanno lo spaghetto che deve camminare, a me che mi frega. Certo. Non ho mai sbavato un cappuccino, non determino più sabbie mobili. No, non le determina più le sabbie mobili? No, non determino più sabbie mobili. Vedi? Ho messo castagne, non le determina più. Ho saccato una marmellata di castagne. La marmellata di castagne? Sì, nel midollo osseo, nella componente ossea della spina ossea. Quindi piantato. Quindi quello che è fisicamente poi la digestione, che nelle sabbie mobili, no? È un coinvolgimento, cascano a piombo. Ecco, io non direi più, non sono di determinazione sabbie mobili. La farina garruba bonifica. Come la non fa una piega. La farina garruba, no? Nelle sabbie mobili, che è fatta da scarichi da digestione delle garrube. E quindi c'è la farina garruba. Se no, la persona. Ma che ruba? Farina garruba. Farina garruba viene arrestata. Farina garruba. Che fanno le coccinelle. Ah, ecco. La farina garruba si butta un po'. Allora, le coccine. Bonifica come l'agropontina. Bonifica. Perdonatemi, devo. Va bene, mi ha fatto piacere. Scusate, non ricordo le persone, non fateci caso. No, ma sta scherzando. Comunque interessante la storia del midollo e del pomodoro. Del pomodoro nel midollo? Come la garruba? Bisogna cucinare con. Quindi pomodori, midolli e garruba. Piene di ossa. Marmellata di castagne. Ah, ecco, quella la proviamo. La farina garruba non è per il fisico, è per l'ambiente. Ecco, ok, perfetto. Salute. Grazie. Salute, arrivederci.